Ciao a tutti signori, bentornati qui con me per questo sedicesimo incredibile episodio di The Last of Us Parte 2. Quest'oggi, come potete vedere, nuova inquadratura, anche nuova webcam. Non sto più registrando con il cellulare, avendo una pila di roba qui a fianco a me per tenerlo su. Per chi fosse interessato, è una Logitech C900S Pro. Quindi tantissima roba, sono contento. Ora finalmente appunto posso evitare di avere un casino di fianco a me. E spero che funzioni tutto bene. In ogni caso è la prima volta che registro qualcosa, quindi appunto spero vada tutto bene, però in caso sappiate appunto che è solo la prima volta. E siamo qui con la cara Ellie. Signori, sono morti sei, ne abbiamo ammazzati sei dei lupi in realtà, no? Perché il primo l'ha ammazzato Dina. Cioè, proseguendo il discorso che abbiamo iniziato alla fine dello scorso episodio, no? Ci sono... ci mancano non so quanti lupi, però ne abbiamo ammazzati sei, perché... il primo l'ha ucciso Dina, salvandoci. Il secondo l'ha accoltellato alla gola Ellie. Quando era esplosa quella bomba è morto anche il cavallo. Successivamente abbiamo trovato morta quella ragazza uccisa dai Serafiti. Dopo ancora abbiamo ucciso Nora. E poi Owen e la ragazza incinta. E sia Nora che la ragazza incinta hanno piuttosto traumatizzato Ellie, comprensibilmente, ovviamente, perché insomma Nora l'ha devastata e ha scaricato tutta la sua rabbia e tutta la sua violenza su di lei, mentre per quanto riguarda Owen, boh, niente, ma le ha sparate, boh. Però per quanto riguarda appunto la ragazza incinta, chiaramente il solo fatto che fosse incinta l'ha abbastanza... ha fatto venire praticamente un attacco di panico. Tutto ricoperto di neve. No, il tempo di arrivare si sarà sciolta. Però abbiamo qui Tommy. Dove vai? Mi serviva aria. Voi che combinate? Non si dorme. Dai un'occhiata qui. Pensavamo di tornare via Ellensburg. Se domani arriviamo a Fall City è fatta. Ehi. Hanno avuto ciò che meritavano. Però lei è ancora viva. Sì. In realtà non è detto. Va bene per te. Deve per forza. Non muoio dalla voglia di passare di nuovo dall'Idaho. Preoccupati piuttosto di come ti accoglierà Maria al tuo ritorno. Le ho fatto di peggio. Comunque, in uno dei quartieri eleganti della città ho trovato una collana. Luccica parecchio, penso sia oro vero. Pensi sia oro vero? Sì, è oro. Vediamola. Guarda che so riconoscere l'oro. Allora diciamo che è da parte di tutti? Ah, perché non ti trovi un regalo da solo? Come stai? Bene. Ellie. Bene. Grazie per essere tornato per me. I guai dei miei amici sono i miei. Come la fai tragica? Beh, allora diciamo che... mi diverto a tirarti fuori dai guai. Così va meglio. Merda! Cosa? Merda, no! Fra! Jesse, alzati! Sulle mani o sparo anche a questi! Non ascoltarla, Ellie! Va via da qui! In piedi, forza! Non provarci, cazzo! Chiudi quella porta! No! Cazzo! Stop! Basta! Oh, Cristo santo, no! Getta l'arma! Getta l'arma! No! So perché ha ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi.
Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Ma no, porca puttana. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. No, Fra, non ci voglio credere. Ha sparato in faccia... No, 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 no. Papà! 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 No, Fra. Oh, cazzo di puttana. Fra... Porca puttana. Papà? Adesso scopriremo perché sta puttana è incazzata con Joel. Perché ha ucciso suo padre. Io l'ho detto che questo viaggio era una merda. E loro li hanno effettivamente risparmiati. Poi è chiaro che non è una scusa, perché comunque hanno ammazzato Joel. Sono d'accordissimo ad ammazzarli tutti, però dal loro punto di vista dicono: cazzo, noi ci siamo papà, vendicati, andiamo. Abbiamo risparmiato tutti. Perché e voi ci ricambiate così? Sì, non è un ricambiare in realtà, avete fatto una puttanata prima voi, però cioè il punto di vista papà! Lo capisco, di Abby, in dove realtà. Sei? Quattro anni prima. Che cosa è successo 4 anni prima? Non ricordo. Wow. Cavolo. Non ricordo se si... cioè che nulla in realtà. Jumpscarino? No. Non ricordo nulla in realtà, non ricordo se tipo ha funzionato. Se ci fosse tipo se fosse successo qualcosa di particolare nel primo The Last of Us. Virgin. Oh, guarda, 1978. Tipo le monete di The Last of Us, di Red Dead Redemption Online. Da qui non si passa, ma dove? Qua dentro? Ah, ok. Porca troia, Jesse, però dai, così... Ma muoiono tutti di merda in sto gioco. Figa, Joel l'hanno sfondato in 3 secondi. Jesse, ti hai preso una pallottola in faccia! Ma Dio santo! Sì, vaffanculo, Abby. Sì, Abby? Sporca di merda. Sì, dai, vai. È suo padre, questo. Vedo che sei sporca di fango, tesoro. Anche tu, sai? Dove? Proprio lì. Oh. Sai, tutte le volte che sparisci mi fanno un sacco di storie. Andiamo. Si preoccupano per la tua sicurezza. Questo bosco è sicuro. Papà. Abby, so che è passata dietro questa fila di alberi. E? Partorirà a giorni, controlliamo che stia bene e poi rientriamo. Te lo prometto. Basta che facciamo in fretta. Visto? Ci pensa la mia bambina a proteggermi. Come sapevi che ero qui? Owen ha fatto la spia, vero? Ha fatto il suo dovere. Come l'hai convinto a parlare? Ho solo... Ehi, da un'occhiata. Ah, wow! 1978. Manca nella mia collezione. Puoi tenerla, ma solo se mi prometti che è l'ultima volta. Ok, affare fatto. Sai che non ti credo? Non capisco come mai. Forza, cerchiamo ancora. Papà! Rilassati. Tra poco potrai tornare da Owen. Aspetta, come? Niente. Solo ho notato che siete spesso insieme. Più del solito. Oddio. Da quant'è che lo sai?
Sono tuo padre. Noto i dettagli. Per esempio, fate di tutto per non incrociare gli sguardi in mia presenza. No, impossibile. E lui ti fa ridere. Solo perché è un cretino. Abby, guarda. Tracce fresche. Aspetta. È un modo subdolo per insegnarmi a seguire le tracce, vero? Non oserei mai. Sta funzionando? Beh, in effetti ti ho trovato. Sì, ma hai barato. Il fine giustifica i mezzi. Wow. Allora mi ascolti. Machiavelli. Hai i tuoi momenti di saggezza. No, in realtà lui non l'ha mai detto. Vediamo se c'è qualcos'altro. È stato poi detto dopo di lui per riassumere in poche parole quello che in realtà lui non intendeva. Cosa volete che vi dica, raga? Sono un po' tristino. Nel senso... Cazzo, Jesse era un bomber. Me li ha sparati in... Dai, fra... Vedi altro? Proprio una puttana. Non ancora. Cerca. C'è che poi io... Voglio dire... No, non mi dissocio in realtà, perché... Voglio dire... Allora... Io, magari Joel tipo ha ammazzato suo padre, no? Perché io non so se effettivamente lei cerchi Ellie perché... Di fatto... Ah, devo cercare le tracce. Perché, Lo so. Non so se cerchi Ellie davvero perché ha la cura. Cioè, tipo ha il sangue... immune. Ha già partorito. E guarda. Due serie di tracce. Papà. È lei. Andiamo. È un brutto segnale. Sta soffrendo. Non so se sia per quello. Secondo me è solo per... Cioè, nel senso, per vendicarsi del fatto che... Cioè, per... Cosa devo fare? Ah, ok. Per ammazzarli tutti perché hanno ucciso i suoi amici. Potrebbero esserci degli infetti. Però fra... Questa zona è sicura. Cioè, come biasimare sta ragazza, scusami, armata, giusto? Certo. Allora sono tranquillo. Oh, cioè, merda. Abby. Scusate un attimo, adesso parliamo, però non mi sembra il momento più adatto. Oddio. Ma è una zebra! Dobbiamo liberarla. È tutto a posto, buona. Calma. Vogliamo aiutarla. Tranquilla. Accidenti, in profondità. Ok. Abby, vieni. Ecco. La tengo ferma. Ok. La buona. Calmati. Oh. Ehi, Doc, sei qui? Sono qui, Owen. Ah, lui. Cosa? È il dottore che poteva fare il vaccino. Ehi, vieni, tienila ferma. C'è bisogno di te, Owen. Tienila. Avanti! Qui, occhio. Ok, ce l'hai? Sì, bene, avvicinati. Calma! Quasi. Ok. Porca troia. Lui è forse il dottore che poteva fare il vaccino. Aspetta. E Joel l'ha ammazzato. Vieni. Però come biasimarla, raga? Cioè, questo ha semplicemente ammazzato l'uomo che ha ucciso suo padre, probabilmente. Suppongo. Siamo stati bravi. Doc, abbiamo la ragazza. Non è la stessa cosa che sta facendo... Quella di cui parla sempre Marlene. L'hanno trovata nei tunnel. Ellie. Ha un vecchio morso sul braccio. Però non è infetta. Ecco. È impossibile. La stanno analizzando ora. Ecco. Serve il tuo aiuto. Cazzo. Papà. Loro quindi facevano parte delle luci? Porca troia. Loro quindi erano... Erano una parte delle luci, praticamente. È interconnesso al cervello, non abbiamo scelta. Deve esserci un altro modo. È impossibile fare un campione senza distruggere l'ospite. L'ospite è una bambina, non è una provetta. Cosa credi che io... Mi è chiara questa situazione. E sei disposto a ucciderla?
No, sono disposto a sviluppare un vaccino che salvi milioni di persone. Quante luci sono morte per molto meno? È stata una loro scelta. Vuoi la mia opinione o semplicemente hai già deciso? Sto solo cercando il tuo appoggio. E se fosse Abby? Senti, pensa a ciò per cui abbiamo lottato, a tutti i sacrifici, alle atrocità. Cose che avrebbero un senso con questo gesto. Ma se fosse tua figlia? Cazzo, lei... Che cosa faresti? Scusate, lei era anche contro sta cosa e Joel l'ha devastata, l'ha sparata in faccia. Abby, ti ho portato la cena. Cioè, lei era anche... Non era neanche Grazie d'accordo. E Joel le ha sparato in faccia. Marlene. Senti, Marlene. Fallo. Grazie. Vado a dirlo a Joel. Perché? Hanno attraversato il paese insieme. Lui deve sapere. Allora, buona fortuna. Madonna. Che situazione, cazzo. Lei è la figlia del dottore che poteva sviluppare il vaccino. E Marlene era anche contro la cosa inizialmente, perché vuole bene ad Ellie. Io vorrei che tu mi operassi. Ragazzi miei, chiaro che si sia solo dalla parte di Ellie, però come, ripeto, come biasimarla? Se non biasimiamo Ellie non possiamo biasimare neanche lei, ed eccoci qua. Esattamente dove abbiamo giocato 2 episodi fa con Ellie. Dentro l'edificio. Abby, no! Non guardare. Papà! Abby! No! 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 Ha fatto una puttanata, Joel. Alla fine ha fatto davvero una troiata. E già alla fine di The Last of Us, in realtà... Credo che un po' tutti fossimo d'accordo a dire che poteva farlo senza ammazzare tutti, cazzo. Basta, ti prego. Ti prego, non farlo. Joel, ti devi alzare. No! No! All'inferno, pendejo. Giuro che ti ammazzo. Wow, che fai? Men! Piazza pulita. No, no, no. Ci interessa lui e basta. Ma è rischioso lasciarli vivi. E chi se ne frega? Ha ragione. Meglio chiudere i conti. Se li uccidiamo, diventiamo come lui. Non hanno nessuna colpa. Sì, guarda la mia faccia. Fanculo la tua faccia. Dovevi sorvegliare il piano di sopra, come ti avevo detto. Spostati. Stai indietro. Calmati. Altrimenti... Stai indietro, cazzo! Stiamo calmi! Jordan! Puoi sparare. Basta! Finiamola. Abby. Tranquilla. Ti senti bene? Sì, sì. Ma guarda che braccio ha. Cioè, è devastante lei. Che tira un pugno e ti gira la testa di 180 gradi. Ci hanno convocati. Isaac ci vuole al fronte. Cosa?
Sul serio? Temo di sì. Muoviamoci. Partiamo subito. Certo. Vamonos. Ok. Cazzo, il collo. Cioè, vedete, non c'è né bianco grazie né nero. Per la stanza, è quello che dicevo alla fine dello scorso episodio. Non c'è bianco e nero, è soltanto un gran casino. La cuoca? No, la tipa del meteo. È un gran cazzo di casino. Ah, la scienziata. Bella. Però è ossessionata dal lavoro. Ha parlato 2 ore di una tempesta e non lo so. Ne è valsa la pena? Oh, assolutamente. Ora posso morire felice. Dovresti. Non troverai nessuna meglio di lei. Sì, io non lo so. Ammazzare tutti, Ellie, non lo so. Cioè, lo so che erano lì. Pepper Potts. Anche lei. Però... confermo né smentisco. Cioè, io capisco che fossero tutti lì. Però, ragazzi, cioè... io voglio dire... no, non lo so. Non lo so. Cioè non si può scegliere chi abbia più ragione, è semplicemente ognuno ha smosso dai suoi interessi. Complicante. Prendo quello che voglio. Ognuno è mosso dai suoi interessi e da quello che c'è questa iena in dalle sue emozioni, finita lì. Finita lì. Felice di vederti. Devo comprendere qualcosa da ciao. Tu sei morto, anche tu? Minchia, ha fatto una fine di merda. Tu vieni con noi al Serevena. Vogliono me e Manny all'avamposto. Che andate a fare al Serevena? Stanno per evacuare l'hotel e la scuola. Recuperiamo provviste e riportiamo tutti alla base. Sul serio? Sì, è assurdo che alla fine siamo costretti a fuggire. Non si può ancora dire. Almeno Lia può rientrare prima dallo studio TV. Esatto, sì. Lia è morta. Devo andare. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Non devo prendere qualcosa da mangiare? Vabbè, vado di là. Vado dall'altra parte. Come? Con chi vas a salire? Ehi, salve. Ah. Abby. Tutto bene? Alla grande. Potresti convincerlo a togliere questo affare? Ah, ci ho provato. Sto bene. Te ves orrible. Bueno, dobbiamo andare via. Pensa tu a lui. Va bene, ci provo. Che si mangia oggi? Burrito, di nuovo. Ok. Abby, che stai facendo? Ehi, tenemo spressa da me 3 burritos. Eh no, mettiti in fila. Che cazzo? Scusami. Rispetta la fila come tutti. Scusa. Stiamo andando al fronte. E dai. Che vergogna. Perché ne hai presi 3? Ridanne uno. Ehi, non preoccuparti. Mel verrà con noi. Manny. Dov'è il pozzo? Che merda. In camera. Dai, figa, non si vede mannabile con tutto ciò, eh? Perché vi voglio bene. Credono che il mondo e sono stanco di queste cazzate. Le armi funzionano. Lei bene. Sa che vengo anch'io. Sicuro? Ed è d'accordo. Sì. Perché il tuo sì sembra un no? È solo l'accento. Sì, certo. Non fare la paranoica. Secondo me ti diverti a mettermi a disagio. No. È la vostra occasione per lasciarvi tutto alle spalle. Ci saremmo scambiate 2 parole dopo Jackson. Dovrei fare finta che non sia successo niente. Certo che no. Dovete parlare e chiarirvi. Anche lei voleva vendicarsi su Joel. Ma lei non è come noi. Non aveva mai visto niente del genere. Ammazza iene di continuo. Con Joel è stato diverso. Ricorda, noi siamo soldati. Lei è un medico. Abby, siamo una famiglia. Fallo per me, ok? Ci proverò. Non chiedo altro. Signori, che situazione delle balle.
Brutta, grevissima. Prepara le tue cose, passo a prendere. Però sì. Non si potevano aspettare che non li inseguisse Ellie. Con questo ovviamente non intendo che avrebbero dovuto ucciderla subito. Cioè dal loro punto di vista in realtà sì. Ci penso più tardi. Non potevano aspettare. Loro hanno fatto la cosa giusta. Il fatto è che... Scienziata, eh? Non lo so. Hanno fatto la cosa giusta dopo aver massacrato Joel. Hanno fatto la cosa giusta. Toc toc. Sei pronta? Sì, quasi. Ciao. Ciao. Non sei esonerata dal servizio? Non proprio. Devi solo fare domanda. Preferisco rendermi utile, se posso. E Owen è d'accordo? Owen non decide per me. Andiamo a prendere Alice. Ehi. Meno acida. È un bomber. Morto subito lui è. O è ancora vivo? Non mi ricordo chi fosse il primo che abbiamo ucciso. Cioè che ha ucciso Dina. Non mi ricordo chi fosse. Man, no, non era Man, è un tizio. Non mi ricordo chi fosse. Perché ti hanno richiamato? È solo un cambio di sede, tranquillo. Quando sei lì, puoi passare da mio padre. Sta... non lo so. Peggio. Come peggio? Si lamenta di continuo per un dolore ai polsi. Non regge neanche le posate. Forse deve aumentare gli antidolorifici. So che vi hanno trasferiti alla 96. Sì, beh, mi piace. È piena di famiglie giovani. Siete emozionati? Madonna, che posto, raga. Vedere tutti quei ragazzini. Sì, mi sto preparando. Tra pianti e strilli. Meglio di Diamond City di Fallout 4, Non l'ha ancora vista. È fuori in missione con Benny. Danny. Cavolo. Povero lui. Già. Madonna, l'hanno sistemato da Dio, stadio. Davvero, meglio di Diamond City. Porca vacca, che posto. Registro Alice. È dentro a giocare. Grandioso. Abby, la prendi tu? Ehi, bella. Ehi, cagnolona. La mia ragazza preferita. L'unica che ti sopporta. Non essere geloso. Oh, ciao, Orso. Orso, ciao. Ok, visto che hai chiesto per favore. Chi è il più bravo? Sì. Ti lancio la palla. Prendi. Boom. Me la riporti anche? Me la riporti anche? Bravissimo. No. Sì. Bravissimo, uomo. Ma non basta, dai, ti saluto, dai. Ciao, bello. Ammazzare i cani, che sì, credo sia la cosa più brutta che ci sia comunque, posso dirlo. Cioè, tra tutti i lupi e la gente, fotte sega. I cani sono il vero problema ad ammazzarmi, mi piange sempre un po' il cuore. Sporcaccione. Che ci fai in città? Cosa per Aisa? Vive isolata per quel lavoro. Guarda che a lei piace. Chiedile dei cumulonimbi. Ehi, Abby. Ehi là. Se non altro non deve combattere. E ti sembra un vantaggio? Ma il VLF com'è nato? Non lo so. Allora erano luci, no? O erano già nel VLF? Non lo so. Gli ordini. Non capisco. Grazie. Che camion ci sono? Prendi l'S24. Questo è un fucilone che non abbiamo ancora mai visto. Tu firma. Pendejo. Grazie. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Che fucile è questo, raga? Ci scaldiamo un attimo. Con due, guarda qui. Guarda che roba. Che dici? Ti va una sfida? Va bene, sfidami. Ah, vuoi rischiare?
punti con un caricatore. Ci sta, cabron. Va bene. Ti ho rotto, fra. Alla prossima voglio la tua arma. Sì, perché è merito dell'arma. Ah, dimenticavo. C'è una pila di piatti sporchi da lavare. Beh, sei crudele. Easy. Oppure puoi ritirare il bucato. Mira che mira. Forza, andiamo. Mi servono altre munizioni. Per ora i trofei che ho preso comunque sono tutti relativi a diciamo eventi che non c'entrano con la storia principale, diciamo. Oh, mi sei mancata. No, sono super organizzati comunque, una figata sto posto, altro che Jackson. È una roba assurda. Serve un po' d'aria. Così potete parlare. Come sempre. Gracias. Dove vai? Al 2. Ami un S24 diretto al 2. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Sotto un vivaio è andato. Già. Avete in programma di recuperarlo? No, per Isaac non è importante. Stiamo pescando molti salmoni. Che volevi dire su me, Owen? Non lo vedo da 2 settimane. Non fa che accettare nuovi incarichi. Con te ha parlato, ti ha detto nulla? No, noi no. Insomma, l'ho visto in mensa, ma ci siamo noi. Jackson, mi scusi. Sì, non darei così. C'era Fiti! Quello è un edge, qua! Aia! Cazzo! Basta? Migo! Ma quanti sono? Ma è allucinante! Cazzo, è allucinante! Ma quanti sono? Ma che stai a scherzare? Saranno 30! Viene del cazzo! Quanto manca la vacca?
Madonna mia. Controlliamo che qui sia sicuro. Ok. Qui c'è l'occorrente per creare una bomba tubo. D'accordo. Sarà più sicuro restare fuori. Ah. Andiamo. Bomba tubo anche, non mai vista ancora. Cose nuove queste, non so cosa siano. Qui c'è l'occorrente per creare una bomba tubo. Ah, ecco il recipiente. Qui è pieno di nascondigli. Sì, ci sono palesemente dei runner. Abbiamo compagnia. Ma dove? Ah, è vero che lei non ha mai il coltello. Andati, credo, no? È finita? Sì. Sparare è molto meglio che ubriacarsi e guardare anime. Che c'è? Niente. Quindi? Ehi, guardate lassù. C'è una luce, vedete? Può essere un'uscita. Voglio andare a controllare. Ma voi che serafiti non vi inseguono qua dentro? Mi sembra assurdo. Cioè, se sono furbi, sì, perché magari dicono, vabbè, si trinceranno là dentro. Bene. Ehi! Ascia incredibile. Non so che cosa... perché ci stiano facendo giocare questa parte. Ah, perché forse succede... giustamente... giustamente ci spiega perché Abby non fosse con... con Owen e gli altri, e perché Abby, e che magari che fine ha fatto anche Manny, che fine anche che fine ha fatto Manny, perché non è con lei giustamente, no? Quindi anche quello da capire. Resisti. Ma Riccherigno. Grazie mille. Arrivano! Andiamo! Dai, Rosa! Guarda avanti! Continuiamo! Aia! Cazzo, ma quello è uno shambler. Che merda. State bene? Sì, ma sono quasi a secco. E anch'io fa. Che posto del cazzo. Sì. Posto del cazzo. Sì. Non possiamo restare. Posso dire che posso dire? Sì. Vediamo un po', va. Manny. Dai. Prima le signore. Un mese in più e non sarei passata. Prego, Abby. Hai detto le signore. Mi piace. Ok. Abby, mi ricorda la serra di tuo padre. Non direi. Qui le piante sono vive.
Hai ragione. Sei quindi? Cosa? Meglio così. Ti serviva per rinsaldare il legame. Sta zitto, Tomè. Avete visto?